buonasera. Dunque, io ho curato per l'enciclopedia la scheda di Honoré Lacroix. Honoré Lacroix che è nato a Napoli nel 54, è l'unico scrittore realmente analfabeta. Infatti lui è l'inventore della scrittura crucigrafica. Perché diciamo Honoré Lacroix sceglie questa scrittura crucigrafica? Perché la madre, impiegata dell'ufficio postale, se lo portò piccolo all'ufficio postale e il piccolo Honoré fu colpito dal fatto che alcuni gli tiravano la pensione facendo un segno di croce. La madre gli disse: non sanno scrivere, però questa croce significa il loro nome e cognome. E Honoré fu illuminato da questo gesto, perché disse: se questo significa nome e cognome, significa che questa è una scrittura. Non andò mai a scuola, furono convocati team di educatori, di psicologi, disse: non esiste proprio, non andrò mai a scuola. Strappò dal libro dell'ufficio postale della madre molte pagine e si dedicò a studiare queste croci. Fece degli ingrandimenti col tempo, ecco, fotografici, e si accorse, ecco, come la scoperta della stella di Rosetta, che c'erano piccole, praticamente, ecco, variazioni, ecco, nelle croci, per cui si poteva risalire al nome e cognome. E quindi lui incominciò praticamente a scrivere facendo soltanto dei segni di croce, per cui in realtà questi libri, insomma, ovviamente scritti in un unico, ecco, volume, lui ne parlava, diciamo, nelle presentazioni, e lui è diventato un grande scrittore noir. In pratica si è dedicato alle storie, c'è una trilogia del commissario Crocicchio, per cui ha scritto queste grandi opere che sono Croce e delizie di un delitto passionale, poi dopo l'enigmatico Cruciverba di un cadavere scomparso e infine Coltelli nella schiena in un crocevia poco illuminato. Questo rappresenta la grande scrittura crucigrafica. Ecco, devo dire che negli ultimi anni, come spesso succede a molti autori, lui si è dedicato con successo alla pornografia e l'opera Tengo famiglia, m'adoro i tanghi peccaminose, che è l'opera più conosciuta, è la più nota in quanto Lacroix ne ha permesso anche la scrittura, la versione in scrittura braille. Vi ringrazio per... Dunque, è uno degli autori inesistenti, Alfonso Pangrasso Colante, medico cilentano, è un famoso e discusso medico cilentano, il quale fondò nel 1658 la Scuola Medica Salernitana Parificata, che elaborò teorie e propugnò rimedi terapeutici in netta opposizione con la più nota scuola medica ufficiale dell'epoca. Il Pangrasso nacque il 13 giugno del 1624 a seguito di un parto molto difficile. Infatti il suo peso alla nascita era di 5,7 kg. Fu un poppante esigentissimo, infatti oltre che dalla madre venne allattato contemporaneamente da altre 4 balie. Fu molto precoce nel parlare e la prima parola che pronunciò non fu mamma, bensì soppressata. Da ciò i familiari arguirono che l'infante si era ormai stancato dell'alimentazione lattea e fu così che il piccolo Alfonso ottenne di passare precocemente a pasti più elaborati e gustosi. Praticamente quando fu introdotto il numero chiuso alla scuola medica salernitana, egli diede vita con l'aiuto dei suoi più cari amici alla scuola medica salernitana parificata, per la cui iscrizione gli allievi pagavano tasse esclusivamente in natura. In particolare venivano fatti versamenti in segreteria a base di prosciutti, ricotta e caciocavallo, anche perché non c'erano i conti correnti postali. A differenza della scuola medica ufficiale, che rilasciava il diploma di laurea su carta d'Amalfi impreziosita da raffinate decorazioni, la scuola medica salernitana parificata volle distinguersi rilasciando diplomi su cartoleata, su cui spiccava un fregio molto saporito realizzato con sale grosso e semi di sesamo. Allora, il Pangrasso Colante ha scritto diverse cose, però non ci sono pervenute. Infatti, egli è considerato il fondatore della dietologia applicata e dell'oleoterapia comparata, è ritenuto l'inventore della spaghettata di mezzanotte, dell'insalata di rinforzo, delle melanzane a bacchette e del peperone imbottito.
che stimò rimedi terapeutici assolutamente rinunciabili al punto da definirli fondamentali della dietologia applicata. Scrisse un libro di neurologia, Il vino Veritas, però che non ci è pervenuto, in quanto egli scriveva o si utilizzava per la scrittura un inchiostro verde dal sapore di mentuccia, molto gustoso, per cui questo lo portava praticamente nelle notti insonne a mangiare i suoi scritti. Ecco perché non ci è pervenuto nulla di scritto. Che cosa ci è rimasto? Soltanto un libro, De Crapula et Humani Corporis Satietate. Ora, in questo testo si fa riferimento alla cura di diversi stati morbosi facendo ricorso a un largo uso di strutto, lardo ed olio. Infatti gli curò i più grossi inappetenti d'Europa. In particolare di grande interesse clinico è la dietologia applicata della prima infanzia. Egli afferma infatti, anche alla luce della sua personale esperienza, che bisogna mettere completamente da parte le pappine tradizionali e affidarsi al ruolo altamente energetico e nutriente del rotino di cozze, che può essere tranquillamente somministrato già a partire dal nono mese di vita. Il rutino roboante che segue a tale pasto è infatti da ritenersi la dimostrazione dell'alto grado di soddisfazione dell'infante. Nel corso della giornata possono essere poi somministrati da 3 a 5 rotine di cozze, aumentando progressivamente la posologia con l'età del piccolo. Interessante poi il capitolo in questo libro dedicato alla spaghettata di mezzanotte, e in cui lui con precisione definisce l'ora in cui bisogna mettere l'acqua a bollire, quando calare la pasta e i tempi di cottura. Questo volume, di cui c'è soltanto una copia, è attualmente conservato sott'olio nella biblioteca comunale di San Mauro Cilente. È consultabile tutti i giorni, tranne il lunedì, che è giorno di chiusura. Il professor Ambrogio Brambilla Fanotten. Professore, questa serata è stata dedicata al limbo. Il limbo è un problema anche dal punto di vista politico, oltre che teologico, perché mi pare che il professor Monti l'ha chiarito in maniera molto chiara, netta. Cioè, le anime che si trovano nel limbo hanno una dimensione ancora terrena, per cui devono pagare l'IMU. Cioè, non si può pensare di stare nel limbo come uno stesse nel purgatorio, oppure come se stessero in paradiso e all'inferno. È una dimensione che è molto vicina a quella terreno. Quindi pagare l'IMU, e attenzione anime del limbo, va pagato come seconda casa. Quindi chiaramente si tratta di una spesa, diciamo, di un certo rilievo per queste persone. E poi che altro dobbiamo dire? Abbiamo raggiunto, ne abbiamo parlato anche con la Fornero, ci sono dati discordanti per quanto riguarda il numero degli esodati tra la Fornero e l'INPS. È stato risolto, quelli in più vanno tutti quanti al limbo. Grazie professore, grazie. Buonasera.